presentazione, questo è Todaro e Tali, modello deposizionale del sistema piattaforma scarpata nel settore occidentale del Malta Plateau durante il Pliocene superiore e Pleistocene. Ora, Simona, puoi procedere appena. Ok, perfetto. Mi sentite? Sì, adesso sì. Giusto. Ok, lo schermo si vede, giusto? Benissimo. Vai. Vado in presentazione, eccoci. Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi vi presenterò i risultati di uno studio effettuato nel settore occidentale del Plato di Malta, al fine di ricostruire i meccanismi deposizionali del sistema piattaforma scarpata tra il Pliocene superiore e il Pleistocene. Vorrei partire da questa immagine, presa da Elane Hansen nel 2012, che mostra i vari tipi di piattaforme che si sviluppano in relazione al bacino nel quale si affacciano, diciamo, e vengono classificati tre grandi gruppi, delle piattaforme che si sviluppano su bacini in foreland, piattaforme che si sviluppano su margini continentali passivi e piattaforme che si sviluppano su margini attivi. Chiaramente il sistema piattaforma scarpato in ognuno di questi sistemi cambia in relazione ai fattori di controllo che appunto diciamo, influenzano la sedimentazione, tra cui appunto la tettonica, la subsidenza e le variazioni del livello del mare. Partendo da queste considerazioni, si è scelto di studiare il settore occidentale del Plateau di Malta, in quanto, quanto il margine non rappresenta un tipico margine continentale passivo. Il dataset utilizzato è costituito da dati sismici disponibili sul database Widepi, così come i dati di Pozzo, ma è stato anche osservato un profilo sub bottom per diciamo, studiare bene la porzione più superficiale della successione pleistocenica. Il Malta Plateau rappresenta una piattaforma di estensione di circa 10.700 km quadrati ed è, diciamo, l'area di raccordo tra il Plateau Ibleo e le isole Maltesi. Questa piattaforma presenta un margine che si trova a una batimetria media di circa 200 metri e il raccordo tra le aree di mare basso e le aree, diciamo, più profonde è dato da una rampa. Questo consente di classificare il Malta Plateau come un bacino epicontinentale. Da un punto di vista geologico, a est del Malta Plateau troviamo la Scarpata di Malta, a nord il Plateau Ibleo e a ovest il bacino di Gera. Questi ultimi due settori, durante il Pliopleistocene, la sedimentazione è stata influenzata moltissimo dalla tettonica, come si vede da questi profili, in particolare quello del bacino di Gela, dove l'avanzamento della catena ha coinvolto la sedimentazione almeno fino al Pleistocene medio, mentre per quanto riguarda il settore Ibleo, l'uplift tettonico ha portato a quote variabili al massimo 500 metri depositi costieri a causa proprio di questo uplift che si è verificato a partire dal Pleistocene inferiore. Da un punto di vista stratigrafico, i dati di Pozzo consentono dire che nel Malta Plateau, appunto, la stratigrafia è costituita da successioni carbonatiche a partire dal Triassico superiore fino all'Oligocene Miocene inferiore, seguiti dalle marne e argille della formazione Tellaro, le evaporiti vessiniane, i trubi ed infine il gruppo Ribera. Un gruppo litostratigrafico che è costituito da due formazioni, la formazione Monte Narbone e la formazione Agrigento, le cui associazioni di facies indicano una sedimentazione controllata da variazioni glaciostatiche. Da un punto di vista invece sismostratigrafico, il settore del Malta Plateau non è stato molto studiato, sono pochi i dati di letteratura. Uno di questi risale al 1993, Max et al., che individua sei unità sismiche in questo settore, mentre recentemente nel 2019 di Stefano et al., con l'acquisizione di nuovi dati sismici, analizzano la distribuzione dei depositi pleistocenici sempre in quest'area. Nel nostro lavoro, l'analisi sismostratigrafica ha consentito di individuare quattro facce sismiche.
La fascia SIA in particolare, per semplicità, raggruppa tutte le sequenze premessiniane. Verso l'alto troviamo invece la fascia SB, che chiaramente l'analisi sismostratigrafica è stata correlata con i dati di Pozzo. Infatti la fascia SB, grazie ai dati agli log stratigrafici, è stato possibile attribuirla ai depositi messiniani. Questi presentano al top una superficie irregolare che rappresenta diciamo una non-conformity di carattere regionale che risulta appunto interessata da delle incisioni. Una in particolare è stata mappata, è larga circa 5 km e profonda circa 200 metri. In basso a destra vedete una mappa che è stata realizzata utilizzando i dati di letteratura che mostra la distribuzione del top del Messiniano, che vede come spostandoci verso terra il top del Messiniano diventa sempre più superficiale. In effetti i profili questo lo mostrano. Verso l'alto troviamo invece la fascia SC, che è costituita dalla formazione Trubi, che mostra una geometria lenticolare che forma delle terminazioni a pinch out sulla superficie del Messiniano. I trubi raggiungono uno spessore massimo di 150 metri, come mostrato dal pozzo Eva, mentre spostandoci verso terra non sono presenti. Infatti, nel pozzo Archimedes non sono stati osservati. L'ultima facies, che è l'oggetto sostanzialmente dello studio, è la facies D, che comprende i depositi del Pliocene superiore Pleistocene, ed è costituita da dei riflettori che descrivono delle crinoformi a geometria sigmoidale. Secondo i dati di Pozzo, infatti, questo gruppo di crinoformi corrisponde al gruppo stratigrafico Ribera. Si vedono molto bene i rapporti di downlap sui trubi, mentre dei profili sismici ad alta risoluzione invece si osservano i rapporti di Hollap sulla superficie del Messiniano. È stata segnata da questi puntini rossi lo shelf edge, che rappresenta il punto di rottura delle clinoformi, che mostra una traiettoria suborizzontale. Alcuni riflettori si mostrano, diciamo, alla base ondulati, probabilmente in relazione a delle instabilità. È stata osservata l'immersione di queste clinoformi grazie al grid di profili sismici al fine di individuare una possibile direzione di apporto sedimentario ed è stata, diciamo, indicata una direzione di circa nord, a circa nord-nord-est, dove oggi insistono due fiumi, l'Irminio e il torrente Modica, che probabilmente hanno rappresentato la fonte principale di sedimento durante il Pleistocene. Allora, i dati raccolti e soprattutto i caratteri geometrici di questo sistema di clinoformi consentono di riferirlo agli shelf edge clinoforms, così come sono stati descritti da Patruno e dalla Neansen nel 2018. Secondo questi autori, questo sistema di clinoformi si sviluppa in aree di piattaforma dove le batimetrie non superano i 200 metri e dove l'inclinazione dello slope è inferiore ai 6 gradi. Tutte queste caratteristiche sono effettivamente riscontrabili dalle geometrie di queste clinoformi, in quanto intanto già a partire dal Pliocene superiore, quindi successivamente alla deposizione dei trubi, si può effettivamente individuare una morfologia di tipo rampa dove queste clinoformi si sono andate sviluppando. Inoltre, le associazioni fossilifere del gruppo stratigrafico Ribera ci dice appunto che l'ambiente di sedimentazione di queste clinoformi era un ambiente neritico, quindi di piattaforma, e poi quello che si osserva dalla traiettoria suborizzontale dello shelf edge è che complessivamente questo sistema di clinoformi ha subito una progradazione. Questo tipo di piattaforme sono state classificate come sedimentary shelf, ovvero delle piattaforme nei quali i fattori di controllo della sedimentazione sono la subsidenza e le variazioni del livello del mare. Simili studi sui shelf edge clinoform sono stati effettuati sia nel record geologico che in piattaforme recenti al fine di individuare i depositi regressivi, in quanto in queste piattaforme, in questi sistemi che non sono dei veri e propri margini continentali, i depositi regressivi non si sviluppano appunto al margine, ma all'interno della piattaforma stessa come forme di fondo. Questi sono alcuni esempi della piattaforma adriatica e della piattaforma di Sunda nell'Indonesia.
Effettivamente nel plateau di Malta, grazie appunto allo studio di un sub-bottom, come ho detto all'inizio, è stato individuato un deposito progradante che è stato riferito a depositi regressivi dell'ultimo glaciale, che si trova non al margine infatti di questa piattaforma, ma proprio al centro, diciamo all'interno della piattaforma stessa. I dati quindi raccolti nell'intervallo pleistocene del Malta Plateau, in particolare nel settore occidentale, quindi ci mostrano come la sedimentazione pleistocenica appunto non sia stata influenzata dalla tettonica, ma da una progressiva subsidenza e variazioni del livello del mare. In effetti, Ismael e Zadella nel 1998 hanno prodotto la curva della subsidenza del top dei depositi del Triassico superiore, che vede proprio una progressiva subsidenza in questo settore, che raggiunge 1700 metri di profondità durante il Quaternario. Tutti questi caratteri consentono di riferire il settore del Malta Plateau nel pleistocene ad una zona di back bulge, ovvero un'area di sedimentazione che si sviluppa in seguito al flexural uplift dell'avampaese, in questo caso rappresentato dal plateau ibleo, nel quale appunto l'ambiente diciamo, deposizionale è quello di una piattaforma, quindi batimetria non superiore ai 200 metri, dove ciò che agisce sulla sedimentazione sono la subsidenza e le variazioni del livello del mare. E in effetti tutti questi caratteri sono riscontrabili nella successione pleistocenica del Plato di Malta. Questo è il modello evolutivo che è stato appunto prodotto a partire dal Late Messinian fino al Pleistocene-Olocene, che mostra infatti come, come avevo già detto precedentemente, successivamente alla deposizione dei trubi, già la morfologia di tipo rampa ha favorito, non solo l'impostazione di un ambiente di piattaforma, ma soprattutto la progressione di questo sistema di clinoformi. Quindi, in conclusione, il sistema di clinoformi, diciamo, il sistema di piattaforma scarpata descritto nel margine occidentale del plateau di Malta durante il Pleistocene può essere descritto come shelf edge clinoform, ovvero un sistema di clinoformi che si sviluppano su una piattaforma con batimetria non superiore a 200 metri e uno slope di circa 3 gradi. La morfologia di questo shelf slope system differisce da quella di un classico margine continentale, che implica la presenza di una crosta oceanica assente nel caso del canale di Sicilia e di uno slope superiore agli 800 metri. Inoltre, l'assenza di deformazioni tettoniche nella successione pleistocenica suggerisce che questo sistema di clinoformi si sia sviluppato in relazione a subsidenza e variazioni del livello del mare, riferendo quindi questo sistema di sedimentazione ad una zona di back bulge formatasi appunto in seguito al flexural uplift dell'avampaese, rappresentato, come ho già detto prima, in questo caso dal settore ibleo. Grazie, spero di essere stata nei tempi.